Molte storie sono rimaste silenziose. Tanti hanno preferito dimenticare, riprendere a vivere quasi per cancellare gli orrori e i soprusi del passato. Anche Edgar Feuchtwanger, che abbiamo incontrato all'inizio di questo racconto, per più di 80 anni non ha mai parlato dell'uomo che abitava nel palazzo di fronte al suo a Monaco. Quando Hitler nel 1933 diventa cancelliere del Terzo Reich, il compagno di banco di Edgar non gli rivolge più la parola perché è ebreo. La mamma la sera firma con gli occhi rossi i compiti sui suoi quaderni. Mi era sempre stato detto: fai quello che ti dice l'insegnante. Lei tirò subito fuori tutto l'armamentario nazista. Eccolo. Questo è il disegno più impressionante. Di solito, per la festa dei lavoratori, qui era il 1933, avremmo dovuto disegnare la falce e il martello, ma qui ci sono il martello e la svastica. Questo l'ho fatto io con le mie mani, visto che dovevo fare quello che diceva l'insegnante. E così l'ho fatto. Nel novembre del 38, la Gestapo si presenta a casa Feuchtwanger. Mobili e libri vengono requisiti. Il padre viene portato a Dachau. Edgar mette la sordina al piano e suona tutti i pomeriggi al ritorno da scuola, fino a che il padre, un mese dopo, non torna a casa, malconcio ma vivo. I Feuchtwanger, poco dopo, fanno partire Edgar e poi lo raggiungono in Inghilterra. Es hat selten in der Geschichte unseres Volkes eine so reich bewegte Friedenszeit gegeben, als die der 5,5 Jahre, die nach dem denkwürdigen 30. Januar 1933 die nationalsozialistische Führungsepoche in unserem Volk einleiteten. Hitler, il vicino di casa di Edgar, inaugura con un discorso le prime tre grandi esposizioni di arte germanica che si tengono ogni anno dal 1937 al 1944. Inneggia all'arte ariana del sublime e del bello, veicolo del naturale e del sano. Dichiara guerra agli artisti colpevoli della disgregazione culturale del paese e tuona contro il bolscevismo culturale e i mercanti ebrei. Des Neuen Reiches ist von einer einmaligen Großartigkeit in der Geschichte unseres Volkes. Molti nel mondo dell'arte lo seguirono.